Sai, quindi vi voglio fare una cosa. Allora, perché dovete sapere che io ogni giorno bevo tantissimo. Allora, una te ciapa è andata. Guardate, è andata. È andata. Scusate se sono così perché fa caldo, non volevo mettermi per motivi di caldezza. No, quella è andata. Questa sta andando in pratica perché. Guardate, sta finendo pure questa, poi ho un po' di cose da mangiare che non vi volevo farlo svelare. Allora ragazzi, sono velocissimo perché poi c'è la partita di stasera e poi c'è la live di Demon. Quindi ragazzi, io farei una precisazione. A 9 fattori 1 un fattore è andato a puttane. No, va bene, dai, togliamo le cuffie, facciamo i seri. E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio J. Quindi no, perché non me lo faccio vedere. Anzi, aspettate, adesso mi devo un attimo un attimo, subito, che bevo perché oggi mi sono un po' sono un po' malimosso, no? Quindi mi sono dovuto divertire, no? Perché quindi cioè, come si dice in realtà? Idratarsi. Ecco, te, ciao. Sì, buona scusa nei 10 minuti di schermo da fare il tempo di oggi, ma fanculo. Fammi fare sto video di merda. No, allora, bella a tutti. Vabbè, fanculo, ripeto 2 volte. Brescia. No, Brescia. Sì, va bene. È vero che giocherà il Brescia stasera. Però vi volevo parlare di Inter Torino. Allora, è stata una partita che, oddio, comunque in vantaggio il Toro per 1-0 con Liberotti, è passato in vantaggio. Ma poi l'Inter, lo sappiamo tutti come l'Inter possesso palla, in là, quindi, io sento oggi, spiego come mai. Vabbè, comunque, continuo a parlare. No, dicevo, niente. Prima o poi, cioè, doveva trovare la via del gol, no? Quindi, doveva, cioè, nel senso che doveva, che doveva. Pensate che bevo. Aspettate. Mi è caduto il tappo. No, dicevo, l'Inter, nel primo tempo. Nel primo tempo che Onion che ha fatto tutta questa gran partita, cioè ha giocato contro un avversario che è 16° in classifica, quindi ha giocato con una squadra che è 16° e che non è tutta, sì, va bene, la ripresa Messino, no, vabbè, sto scherzando ovviamente, la ripresa contro il Brescia in Toro. Quindi vuol dire che il Toro si stava per svegliare con il Brescia. Ma con l'Inter mi sono reso conto che passando in vantaggio con Belotti, poi l'Inter stava prendendo misura. Quindi una precisazione per il Toro. Se li volete salvare, bene. Se no, quella è la porta. Com'è che fa Alessandro Catto? Com'è che fa? Ok, no, ha fatto gli scherzi. No, coglioni, Allegri, scesi. Dobbiamo giocare con i 4-4-2. No, ok, dicevo. Quindi io sono di questo parere qua. Che il Torino, che se si vuole salvare, bene. Ha tutte le chance. E se no, guarda, quella. Aspettate, ma quella faccio vedere.
quella con quella là, la porta, quella là, la porta là, serve per andarsene. Ciao ciao, tra l'altro domenica devo andare a casa, quindi nuova postazione, ritorna in postazione video mia, ok, togliamo le cuffie, non perdo tempo, stiamo con inizio partita. Non dicevo, aspettate che bevo. Quindi stasera ho letto, quindi ragazzi, ma che cazzo è che qua parlo oggi? Quindi, sì, vabbè, ciao, batteria scarica. No, dicevo, Brescia, Atalanta, anzi, Atalanta, Brescia, e fu così che Atalanta, Brescia finì 0 a 5 con il dito alla gomma. No, comunque io metto una penalizzazione per l'Atalanta. Se stasera dovessi vincere, fate di tutto per recuperare. Io ve lo dico per il vostro bene, perché a me la Taranta mi è sempre piaciuta, mi è sempre soddisfatta. E niente, ragazzi, vi saluto. Ci vediamo dopo, con partita probabilmente verso le 2. E niente, ragazzi, vi saluto. Ci vediamo dopo. Ad Anta Brescia. Buon divertimento.